saluto, miei cari. Io sono Antarus, il drago blu. Ci conosciamo da molto tempo e la nostra amicizia ha resistito nei millenni. Sono tornato sulla Terra dalle Pleiadi alcuni anni fa, per stare nuovamente un po' al vostro fianco, anche se non siete ancora in grado di vedermi al vostro attuale livello di percezione. Sì, ho lasciato il vostro pianeta circa 100.000 anni fa, quando i draghi cominciarono ad essere visti con paura e ad essere cacciati. Quello fu il tempo nel quale un gran numero di persone sulla Terra persero la propria connessione con la fonte divina. Quell'era costituisce la seconda fase di ciò che voi chiamate la caduta della consapevolezza, quando l'umanità entrò ulteriormente nella densità e nella dualità. Voglio che sappiate che noi siamo buoni amici a partire da un lontano passato su questo pianeta, quando i draghi venivano onorati, amati e apprezzati come guardiani e protettori della vostra civiltà e della Terra stessa. Proprio per il tipo di legame che abbiamo condiviso per lungo tempo in Lemuria, sono tornato per offrirvi nuovamente la mia profonda amicizia e per portare il mio contributo alla trasformazione del vostro pianeta, in modi che oggi ancora non capireste. È mia intenzione assistervi affinché possiate abbracciare maggiormente magia e divertimento nelle vostre vite. E presto, miei amati, comincerete a capire di cosa sto parlando. Vi chiedo adesso di lasciarvi andare alle memorie e al ricordo dei tempi meravigliosi che abbiamo passato insieme e di quanto ci divertivamo. Come potrete immaginare, sono un essere di luce che vive da molto tempo nella consapevolezza di quinta dimensione e che quindi non è visibile a chi ancora non ha aperto la propria vista superiore. Ho mantenuto la mia statura di circa 9 metri e quando le mie ali sono spiegate avreste bisogno di un metro lungo di 23 unità per misurare l'apertura delle mie ali. Ai tempi di Lemuria ero a capo di un gruppo di draghi che fedelmente e con grazia sorvegliavano i vostri palazzi e i vari meravigliosi templi. Noi, come draghi, eravamo felici del nostro compito nella vita e di prestare servizio per centinaia di migliaia di anni nei tempi gloriosi di Lemuria, quando ogni aspetto del vivere era in perfetta armonia. Nonostante la nostra statura, la gente non aveva affatto paura e i bambini amavano venire a giocare con noi. Spesso facevamo sedere loro in un posto sicuro tra le nostre ali e li portavamo a fare un giro in volo sulle terre. Come i bambini, anche tu, Aurelia, ti divertivi a stare seduta in questa piccola conca sicura tra le mie scapole e a volare insieme a me per lunghe distanze a gran velocità, sovrastando nel cielo la terra madre. Oggi, nella comprensione della vostra attuale società, anche se io avessi un corpo totalmente fisico di terza dimensione, un divertimento di questo tipo verrebbe considerato pericoloso e sarebbe impensabile praticarlo. Invece, ai nostri tempi non esisteva la paura sul pianeta. Quando non esiste paura, esiste solo la completa sicurezza. Spesso utilizzavate il mio corpo e la mia abilità di volare per farvi trasportare da un posto all'altro. Si potrebbe dire nel vostro linguaggio di oggi che mi utilizzavate come un taxi privato. Ma a quei tempi non esisteva un concetto di questo genere, perché era mia intenzione e un piacere per me potervi portare dove desideravate recarvi. Pensate a ciò come a una cooperazione reciproca, come a due amici che partono insieme per condividere gioia e divertimento. Dovete capire inoltre che in quei tempi gloriosi, prima della caduta della consapevolezza, le persone non vivevano in un mondo così denso come quello attuale. Praticamente tutti potevano aumentare o diminuire a piacimento il proprio livello di vibrazione dalla terza alla quinta frequenza dimensionale, a seconda delle attività che desideravano svolgere. Così, quando volavate con me sui cieli della Madre Terra, entrambi aumentavamo le nostre frequenze fino a quelle di quinta dimensione, diventando così molto leggeri. Per questo non c'era alcun pericolo di cadere, dal momento che sia voi che io avevamo il pieno controllo del nostro essere.
A causa della densità che gli uomini hanno ormai integrato nel proprio corpo, volare per i cieli sulle ali di un drago non solo sarebbe pericoloso, ma sarebbe proprio impossibile. Ai nostri tempi, invece, volare, così come teletrasportarsi o levitare, erano attività alla portata di tutti, grazie a una comune conoscenza che ognuno dava per scontata. Le persone non potevano neppure concepire una vita nella quale non ci fossero queste capacità, che fanno parte della vostra natura divina e del vostro diritto di nascita di essere felici per l'eternità. Quando i draghi partirono per un'altra dimensione, voi uomini perdeste molte opportunità di vivere una vita semplice e piena di grazia. Ciò che allora era naturale, oggi viene considerato magico. E la grazia con cui in quei tempi la gente viveva la propria vita è diventata gradualmente un mero ricordo del passato. Oggi, se non riportiamo queste verità agli uomini, le memorie del passato resteranno ormai completamente offuscate dalla fitta coltre di paura e di oblio che vi avvolge. Oggi desiderate fortemente tornare a scoprire come manifestare questa magia nelle vostre vite, come facevate a quei tempi. Ma coloro che hanno scelto di abbracciare pienamente la propria illuminazione e realizzazione attraverso l'ascensione in questa vita, potranno nuovamente godere di questi doni. La magia che avevate conosciuto allora tornerà affinché possiate goderne in misura ancora maggiore, dato che siete stati privati di queste potenzialità così a lungo. E in questi tempi a venire, miei cari, non darete più per scontati questi doni, facendone cattivo uso come è stato fatto in passato. La comprensione che avete raggiunto attraverso tutte le incarnazioni sconnesse dalla vostra natura divina vi permetterà di restare sul giusto cammino da adesso in poi. Le vite spese soffrendo e lottando rinforzeranno questa comprensione in un modo che dei semplici insegnamenti non sarebbero in grado di fare. Dopotutto, è l'esperienza la migliore maestra. Posso leggere i vostri pensieri. La vostra mente sta correndo a interrogarsi su cosa possiate fare e dove possiate andare per vedermi materializzato di fronte a voi. Percepisco la vostra eccitazione. Almeno non avete timore come tanti altri avrebbero. Ciò mi fa piacere. Bene, miei cari, non è ancora tempo, ma spero che nel giro di alcuni anni o poco più avrò l'opportunità e il permesso di rivelarmi a voi in modo più tangibile, in modo che mi possiate vedere con i vostri occhi e ricordarvi di me. Ho un luogo in cui vivo attualmente abbastanza grande, nella parte a sud del magnifico Monte Shasta. Un'area tranquilla dove posso vivere indisturbato. Non sono visibile a nessuno e tutto è molto piacevole. A dir la verità, il posto in cui vivo adesso non è molto lontano dal luogo in cui amavo trascorrere molto del mio tempo libero all'epoca di Lemuria. Nella quarta dimensione l'aspetto della montagna è di straordinaria bellezza e pace. Un giorno, quando la vostra vita interiore si aprirà di più, vedrete e godrete di tutto ciò. Vivrete in due mondi ed eventualmente in tre mondi e molti altri. Perché i draghi hanno dovuto lasciare questo pianeta? Cos'è accaduto veramente? Come draghi abbiamo la piena maestria rispetto ai regni dei vari elementi, perciò eravamo e siamo tuttora totalmente a nostro agio nell'aria, così come sulla terra, sott'acqua o circondati dal fuoco. Se guardaste indietro alla storia della Terra, vedreste che quasi tutte le culture fanno riferimento ai draghi, almeno nei racconti e nella mitologia. Desidero essere umile, ma devo dire la verità. La bellezza, il potere e la maestosità dei draghi erano tali che gli umani, che si erano allontanati dalla loro connessione con l'amore e la fonte divina, divennero invidiosi e decisero di dominarci con il loro spirito arrogante. Molti pensarono di poterci possedere e controllare e di poterci usare a loro piacimento. A quei tempi, pochi esseri sulla Terra avevano l'intelligenza, la compassione, la forza e la maestosità dei draghi,
forse solo il bello e gentile unicorno. I draghi sono grandi amanti della libertà, avendo raggiunto anche a quei tempi un alto livello di maestria spirituale. Non era concepibile che ci lasciassimo schiavizzare al volere di umani primitivi. Sì, dico primitivi perché tali eravate per noi. Poiché i draghi erano maestri con gli elementi, la gente credeva che noi possedessimo qualche genere di capacità magica che potesse essere trasferita ad altri. Praticamente, dall'oggi al domani, i draghi e uomini divennero avversari, dopo centinaia di migliaia di anni di amore reciproco e cooperazione. Ovviamente non fu così per tutti gli uomini, e voi, miei amati, cercaste in tutti i modi di proteggere noi draghi. Eravate coloro che ci procuravano cibo, riparo e rifugio. I draghi erano vegetariani, a differenza delle convinzioni della mitologia popolare. I draghi contraccambiarono, offrendo ai loro benefattori e compagni protezione e attenzioni. Grazie alla vostra posizione, ai tempi influente, faceste tutto il possibile per fermare il massacro e l'asservimento dei draghi che era in atto, ma non foste in grado di fermare l'ignoranza della gente, né di interferire con il loro libero arbitrio. Ricordo quanto dolore questo vi causò allora e per lungo tempo. Ad un certo punto gli umani cominciarono a credere che i poteri magici dei draghi dipendessero dal loro sangue, dato che avevamo una tale forza e longevità. E così iniziò la caccia al nostro sangue. Da avversari diventammo nemici quando la razza umana tentò di uccidere ogni drago. Molti draghi morirono, mentre altri cercarono rifugio dove poterono, molti in regioni remote del mondo. Questo tentativo di nasconderci da coloro che ci volevano uccidere ha contribuito all'immagine di noi come creature solitarie, a differenza degli esseri sociali che eravamo un tempo. Le temperature estreme delle nostre nuove dimore cambiarono il colore della nostra pelle e il suo aspetto. Alla fine, i draghi che sopravvissero vennero invitati dalla gerarchia spirituale galattica del tempo a spostarsi nelle Pleiadi. E ciò avvenne quando io ho deciso di lasciare la Terra per vivere in un pianeta più amichevole. Molti dei draghi che non erano stati uccisi decisero di andare nelle Pleiadi, mentre altri su altri pianeti. Originariamente la pelle dei draghi era di colore grigio-verde, della consistenza simile a quella degli elefanti. La nostra abilità nel controllare gli elementi ci ha permesso di cambiare questo tipo di pelle per una più squamosa, simile a quella di alcuni rettili che vedete nelle illustrazioni. Inoltre il colore venne associato all'area geografica dei nuovi luoghi in cui eravamo andati a stare, e non era raro sentire che qualcuno aveva avvistato un drago blu, verde o addirittura rosso. I draghi mantennero le debite distanze dalla popolazione umana, dato che non potevano più fidarsi di essa. Dall'essere in gran numero restarono in pochi preziosi draghi. Ogni volta che si verificava una perdita in un regno, questa viene avvertita in tutti gli altri, e questa grande perdita dei draghi non ha fatto eccezione. Gli umani capirono troppo tardi l'errore che avevano commesso. Ci sono molti luoghi dove le linee della Terra si intersecano. Alcuni di questi luoghi rendono possibile la connessione tra un mondo e un altro. Voi probabilmente avrete sentito espressioni che si riferiscono all'alzarsi del velo o della nebbia. In certi luoghi e in certi momenti è possibile sperimentare esattamente questo, ovvero letteralmente l'accesso ad un'altra dimensione o mondo parallelo. Molti dei draghi che allora non abbandonarono la Terra trovarono rifugio in questi portali e adesso vivono in pace su questo pianeta, ma su un altro piano o frequenza invisibile alla terza dimensione. Ci sono ancora dei draghi nel vostro mondo. Vivono in caverne remote. Quelli che avevano deciso di rimanere su questo pianeta stanno pazientemente aspettando che l'umanità si risvegli alla verità, ovvero al fatto che tutti gli esseri e tutte le specie appartengono a una grande fratellanza,
e che nessuna è più o meno importante di un'altra. Nel frattempo la loro energia porta guarigione al pianeta, in quanto bilanciata rispetto ai vari elementi. Per loro fortuna, pochi di questi draghi sono stati avvistati dagli uomini e i vari racconti sono stati presi con scetticismo. In questi tempi molti draghi sono tornati per assistere il pianeta e l'umanità nell'ottenere un maggiore equilibrio tra i vari elementi. Senza questo supporto e bilanciamento, la Terra e l'umanità non potrebbero compiere il necessario innalzamento verso una dimensione superiore, senza grandi turbolenze delle forze degli stessi elementi planetari. Certamente molti di noi sono qui in modo fisico, ma invisibili alla vostra vista, e vibrano alla frequenza dei reami di luce di quinta dimensione. In questo modo possiamo compiere il nostro lavoro in pace e indisturbati dallo sguardo degli uomini. Sappiamo che oltre il 99% delle persone del pianeta avrebbe paura se ci vedesse comparire, specialmente se in gran numero, e di nuovo verremmo cacciati. Sappiamo inoltre che verrà un tempo non molto lontano ormai in cui gli uomini su questo pianeta si riconnetteranno con i vari aspetti della loro natura divina. Essi torneranno a sentire che tutti gli esseri non sono altro che diversi aspetti della creazione. Allora noi torneremo ad essere visibili a tutti, quando l'amore e la vera fratellanza regnerà tra coloro che vivranno qui. Aurelia. Nel mio cuore desidero profondamente che arrivi quel tempo in cui la Terra sarà di nuovo un pianeta pacifico. Desidero ardentemente provare l'amore e la vera fratellanza nei confronti di tutti gli esseri senzienti come stile di vita assolutamente naturale. Desidero vedere la fine delle sofferenze umane, degli abusi e i danni degli animali. Mentre parlo, ci sono milioni e milioni di animali abbandonati, abusati da umani insensibili in tutto il pianeta. E questo mi dà un dolore fortissimo. Antarus. Conosco il tuo amore e conosco il tuo cuore. So quanto ami tutte le creature senzienti, tutti gli animali e tutti gli esseri della natura e dei regni elementali. So anche che non avresti timore nel vedermi poiché il tuo cuore è aperto. Ecco perché mi mostrerò a te non appena aprirai un po' di più la tua vista superiore. Anche se sarà una frequenza più alta quando mi vedrai, nella mia frequenza io sarò fisico e mi percepirai come fisico. Abbasserò le mie vibrazioni solo quanto basta affinché tu possa vedermi chiaramente e spero anche toccare. Aurelia. Ho nella mia mente un luogo speciale dove credo potrei avere la sorpresa di vederti andando a fare una passeggiata. Sarebbe un luogo sicuro per incontrarti, dove nessuno ci vedrebbe o sospetterebbe niente. Cosa ne pensi? Antarus. Sì, io leggo nella tua mente e so a quale posto stai pensando e dove tu vai molto spesso. Qualche volta ti ci ho accompagnato, specialmente quando eri da sola. Anche se non sei consapevole della mia presenza, ti mando il mio amore e protezione. Hai notato che spesso ti addormenti quando vai là? Aurelia. Sì. Antarus. È la magia, mia cara. Mentre ti riposi e dormi, il tuo spirito lascia il tuo corpo. E così tu e io ci facciamo una chiacchierata eterica. Adama e Anamar spesso si uniscono a noi e lavoriamo tutti insieme ai campi di energia del tuo corpo fisico mentre esso dorme. Aurelia. Io so che mi sento sempre molto bene dopo che mi sono addormentata in quel luogo. So che Adama e Anamar vengono a camminare con me nella foresta, ma non sapevo che spesso ci fossi anche tu, quindi li conosci bene. Antarus. Certo. Adama e Anamar erano membri della tua famiglia ai tempi di Lemuria ed erano anche miei cari amici. Ho sorvegliato e protetto tutti voi, compresi i tuoi figli. Aurelia. Sei andato dentro la montagna Telos? Oppure Adama e Anamar sono venuti a incontrarti all'esterno? Antarus. Entrambe le cose.
Inizialmente, quando circa un anno fa tornai alla montagna, decisi di comunicare con Adama telepaticamente ed egli si manifestò insieme ad Anamar e ad altri per salutarmi e darmi il benvenuto. Ovviamente questo è avvenuto nella frequenza della quinta dimensione, con i nostri corpi di luce. Ci siamo anche incontrati sulle Pleiadi qualche volta. Adama va là abbastanza spesso. Sapeva che sarei ritornato e mi disse, quando ero ancora sulle Pleiadi, che tu eri tornata alla montagna e che stavate lavorando più consapevolmente per riportare gli insegnamenti di Telos in superficie e per preparare la finale riemersione dei Lemuriani. Sono anche stato invitato ad entrare dentro il monte, cosa che ho fatto. Sono piuttosto alto in confronto a chi ha forma umana, anche rispetto a coloro che abitano all'interno del monte Shasta e che sono molto più alti di voi in superficie. Tuttavia ci sono luoghi dentro la montagna appositamente realizzati per accogliere esseri di luce come noi e anche molto più alti di noi, così che possiamo incontrarci con altre creature dalle diverse forme corporee. Molti dei draghi che sono ritornati, essendo stati invitati a entrare, si sono incontrati con lemuriani o con altri membri delle popolazioni della Terra Interiore. Questi si erano preparati per darci la più cordiale accoglienza di bentornato sulla Terra. È stato molto toccante per tutti noi ricevere un così sentito e caldo bentornato. Sei qui per restare a lungo sulla Terra o ritornerai sulle Pleiadi? Antarus. Questo ancora non è stabilito. Ho intenzione di restare qui almeno per la gran parte della transizione del pianeta, ovvero per un paio di centinaia di anni. Molto probabilmente però rimarrò qui per un periodo di tempo maggiore e continuerò nel mio servizio per la vita su questo pianeta. Aurelia. Un'amica chiaroveggente l'altro giorno mi ha detto che di tanto in tanto vede un grande drago blu volare a grande velocità e in modo elegante nel cielo intorno alla montagna. L'arcangelo Raffaele le ha detto che è il drago di Aurelia. Credo che parlasse di te. Antarus. Esattamente. La conosco anch'io e so che siete amiche. Per questo motivo mi mostro lei ogni tanto, mentre volo attraverso il cielo di quest'area meravigliosa. Sono contento che lei ti abbia confermato la mia presenza. Sai, quando la tua vista superiore si aprirà un po' di più, anche tu vedrai un bel po' di cose intorno alla montagna. Io sono solo una delle molte, moltissime attrazioni di cui potrai renderti conto. Sarà interessante e meraviglioso. Il tuo io sono, al momento, ha ancora una forma di esitazione ad aprire la tua vista superiore. C'è il timore che tu possa rimanere così affascinata da questo nuovo gioco o visione che questo potrebbe compromettere la tua missione. C'è in te un desiderio tanto ardente di godere delle altre dimensioni che se ti fossero accessibili, probabilmente vorresti passare tutto il tuo tempo godendo di queste nuove percezioni e di questa magnificenza e potresti perdere interesse a svolgere i lavori della tua vita quotidiana e della tua missione. Come sai, le cose sono molto cambiate sul pianeta negli ultimi 100.000 anni e presto cambieranno ancora drasticamente. Non si può mai tornare indietro e dal momento che tutto cambia costantemente, niente può mai restare uguale per un lungo arco di tempo. Il nostro servizio alla vita sarà diverso questa volta e sarà appropriato al livello di evoluzione attuale. Non può essere lo stesso di prima. Sento che in gran parte, almeno per un periodo, il nostro servizio alla vita consisterà nell'assistere la vostra madre terra e l'umanità, nel ribilanciare tra loro i quattro elementi principali e poi nell'insegnarvi riguardo agli altri elementi che dovete ancora imparare a padroneggiare. Quando una persona acquisisce maggiore maestria con gli elementi, contribuisce ad aiutare la terra a stabilizzarsi. Niente è separato e tutto deve lavorare insieme perché si raggiunga di nuovo un'armonia perfetta sul vostro pianeta. Come razza siete stati sufficientemente distruttivi e sconsiderati nei confronti di questo pianeta e nei confronti della madre che ha ospitato il vostro percorso evolutivo. Il vostro pianeta sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti ed è essenziale che tutti gli elementi siano in equilibrio per un passaggio sicuro.
Il nostro servizio in favore della Terra e dell'umanità adesso si manifesterà in maniera più evoluta, con un senso più grande di unità, di amore e di consapevolezza sotto tutti gli aspetti della vita, per vivere e lavorare insieme in totale armonia. Vi lascio adesso con questi pensieri e vi auguro una buona serata. Vi incontrerò nei vostri sogni. Chiamatemi ogni volta che avrete bisogno di assistenza. Sappiate che non sono mai distante da voi e sono sempre pronto ad assistervi come ho fatto in passato.